Buongiorno a tutti e benvenuti a questa lettura delle prime pagine del mio libro Le ombre del Koguaro. Spero vi piaccia e inizio subito a leggere. Alle 7 di quella mattina di fine febbraio, l'ambasciata degli Stati Uniti a Roma era avvolta nel silenzio. Una leggera pioggia aveva inumidito l'ampio marciapiede adiacente all'edificio che ospitava la più autorevole istituzione straniera in terra capitolina. Dalle finestre, allineate a 2 metri di distanza una dall'altra, la prepotente illuminazione irradiava un alone immaginario intorno alla barocca opulenza della costruzione. Renato Ughi, l'addetto alle pulizie, incappucciato nel soprabito primaverile, si stava intrattenendo con Porzio, il poliziotto della security all'interno del gabbiotto di sorveglianza nell'atrio principale. Come va Porzio stamani? Fra un po' smonto, non vedo l'ora di andare a casa. Io ho un'intera giornata di lavoro davanti. Tutto tranquillo? Fai attenzione, Ughi, bussa un paio di volte prima di entrare nell'ufficio dell'ambasciatore. È rimasto qui a lavorare stanotte, magari sta riposando sul divano. Ughi prese in consegna il badge d'ingresso e si fece disattivare gli allarmi negli uffici da riordinare. I tuoi colleghi non si sono ancora visti, affermò Porzio, mentre l'addetto alle pulizie, alzando le mani, si sottoponeva alla perquisizione dello scanner rilevatore di metalli. Lo so, arriveranno. Sono bloccati sulla Cristoforo Colombo per un incidente. Ah, ok. Uscito dalla guardiola, dopo la barriera che preveniva l'accesso agli uffici per i visitatori, si immise nel corridoio dove si affacciavano le stanze del piano terra. I neon del corridoio, che ancora non erano stati sostituiti da energie più efficienti, lo accolsero distaccati, sprigionando una fredda atmosfera da corsia d'ospedale. Come faceva tutte le mattine da 5 anni, Ughi si accertò che le lucette sopra le varie porte fossero spente. Si fidava di Porzio, che conosceva perfettamente i sistemi, ciò non di meno voleva eliminare qualsiasi possibilità entrando di far scattare l'allarme sonoro, provocando l'intervento della sicurezza interna, dei soldati che stazionavano all'esterno e degli agenti della vicina centrale di polizia che operavano un monitoraggio discreto ma continuo del palazzo. Arrivato di fronte all'ufficio dell'ambasciatore, la prima ad essere curata, bussò attendendo l'autorizzazione ad entrare da parte dell'influente uomo politico. Non ricevendo risposta, bussò di nuovo, ancora negativo. Forse era in bagno. Girò il pomolo e si introdusse piano piano, chiudendosi la porta alle spalle. Quella mattina avrebbe dovuto chiedere il permesso al signor ambasciatore prima di spalancare la finestra per far prendere aria. Mentalmente si preparò a scambiare con lui quelle poche parole di circostanza che il protocollo richiedeva. Pur se l'americano gli risultava essere un tipo piuttosto alla mano. La stanza era rischiarata a giorno dal lampadario appeso al centro del soffitto. Si accorse subito che qualcosa non quadrava. Aleggiava una strana puzza. I suoi occhi fecero un giro per l'ampio spazio, fissandosi d'un tratto su una massa corporea distesa a fianco della scrivania. In quei pochi istanti, se la mente rifletteva sul fatto di non poter mai più intrattenersi, seppur laconicamente e con l'autorevole diplomatico, l'occhio, terrorizzato, ne osservava il corpo riverso a terra, la schiena coperta da una chiazza scura, la testa piegata di lato e il manico di un oggetto di metallo conficcato in mezzo alle spalle. Che si trattasse proprio di lui non aveva dubbi, si trovava nel suo ufficio. E poi la faccia dell'ambasciatore e i suoi occhi vitrei parevano fissarlo, quasi compiacenti di sorprenderlo e imbarazzarlo. Porca miseria, è morto! Hanno ammazzato l'ambasciatore! Farfugliò il povero Ughi, impaurito e tremante, avvicinandosi con fare incerto. Già da 2 metri poteva realizzarne la rigidità assoluta nella pozza di sangue ormai quasi secco. L'ambasciatore Winston era stato assassinato. Un portafoglio completamente vuoto giaceva ai piedi del morto. Alcune carte sparse per terra. Fece per accostarsi ulteriormente, ma fu preso da un conato di vomito,
Dovette respirare profondamente. Riprese parzialmente il controllo. Poi, d'improvviso, realizzò che doveva chiamare Vito Farina, il poliziotto capo del servizio di sicurezza. Prontamente fece il numero sul cellulare, ancora inspirando a fondo. Bene, io ho concluso. Vi ringrazio per questa partecipazione.